riprendiamo il discorso che avevamo fatto una volta le problematiche di relazione tra la prova flessione rotante, quindi i dati sulla fatica del componente, e poi la progettazione di componenti che devono operare nel mondo reale. Vi riassumo brevemente quello che abbiamo detto. Abbiamo visto che questa è la tipologia di prova che generalmente viene fatta per determinare le caratteristiche a fatica del componente, e cioè un bovino viene posto in rotazione con dei carichi variabili, via via variabili, e al fissato carico si contano il numero di giri che il bovino fa, il numero di giri che il bovino fa. Questo consente di definire quella che è la curva di Wheeler con le varie zone, come abbiamo definito la volta scorsa, e quindi a un dato carico otteniamo un numero di cicli, e questo rappresenta per la zona, quella che vedete blu, cioè della vita a tempo, rappresenta il limite di carico di cicli che quel materiale può sopportare. Da questo punto siamo andati a definire una curva di Wheeler semplificata con le equazioni che vedete qui, e abbiamo poi visto che nella realtà, quando andiamo a progettare, ci sono una serie di fattori che influenzano il comportamento a fatica, così come viene fuori dalle prove sperimentali. In particolare abbiamo visto le condizioni operative, la geometria, la manifattura del materiale, e stavamo analizzando quello che è l'effetto tipografico e l'effetto del carico medio, cioè il fatto che mentre per la, e lo ribadisco per l'ennesima volta, mentre per la prova di fatica sul materiale il ciclo che viene utilizzato è un ciclo alterno simmetrico, nella realtà operativa può esserci un carico medio applicato al componente e quindi dobbiamo necessariamente trattare in qualche modo questo problema. Abbiamo anche visto che tutti i fattori possono essere considerati come dei fattori moltiplicativi che abbassano in sostanza il sigma limite di fatica, e nell'analisi di questo problema poi ci siamo concentrati sull'effetto del carico medio. Queste sono tutte cose che abbiamo visto la volta scorsa. Ribadisco il concetto: questo è il ciclo termosimmetrico della prova di trazione, della prova di fatica. Questi sono altri tipologie di ciclo, questo è il ciclo pulsante all'origine e questo è il ciclo generico. Vi ricordo anche, questo è il risultato sperimentale, vi ricordo anche che carico medio, ampiezza, carico massimo sono legate da relazioni molto semplici, e vi riscrivo qui per riassumerle. Il rapporto di carico, che è quello che indica il rapporto tra il carico minimo e il carico massimo, per quanto riguarda la prova di fatica sul materiale, R è pari a meno 1, questo è il ciclo alterno-simmetrico. L'ampiezza del carico è la semidifferenza diviso 2, il carico medio è la semisomma. Queste sono le relazioni ovviamente che legano carico massimo, carico minimo, basta conoscerne due di questi, conoscono tutti gli altri. Abbiamo visto che in questo caso, nel caso della presenza di carico medio, ci sono una serie di relazioni che ci aiutano a trattare il problema, e abbiamo visto per esempio quella di Goodman, in cui fissato il numero di cicli riesco a scrivere, a interpolare i dati sperimentali con l'equazione di una retta, che è quella che vedete riportata lì in alto. Questa è la relazione di Goodman, che va ovviamente fino al carico di rottura. C'è poi una relazione più conservativa e che viene usata soprattutto per i materiali duttili, che porta fino al carico di slattamento. Quella che interpola meglio i dati sperimentali è la parabola di Gerber, che vedete portata qui. Ci sono anche, per alcuni casi, ad esempio per i serbatoi in pressione, delle normative ASME che richiedono per esempio di utilizzare questo quel tipo di espressione, che è l'espressione ellittica.
E qua ci eravamo fermati la volta scorsa. Tutte le curve messe insieme, li vedete portate qui, trovate ovviamente un generico punto che per esempio per la retta di Goodman è sul limite di rottura, per Gerber e Asman non ha rotto, per Soderberg ha già rotto. Quindi la Soderberg è quella più conservativa. Bene. Quale usare? Ovviamente generalmente se io non ho dati uso la più semplice, quella che mi ricordo più facilmente, che è quella di Goodman, perché il carico di rottura del materiale generalmente lo conosco, la validazione, il limite di fatica quando non ho dati lo assumo la metà circa del PHI del carico di rottura, e quindi la Goodman è quella più immediata. Per una serie di componenti si suggerisce quella ellittica. Vedrete per esempio quando faremo le molle elicoidali che quando si fa la parte di analisi di fatica per le molle elicoidali, quelle dell'ammortizzatore della vostra macchina per intenderci, si preferisce utilizzare quella di Gerber. Le relazioni li trovate riassunte qui, qui ovviamente è risolta rispetto a sigma F, però dipende dal problema che state affrontando, potrebbe essere risolta rispetto a un'altra variabile, qui l'ho risolta rispetto a sigma, questo sarebbe il limite di fatica, inteso in questo senso. Qui è risolta rispetto al limite di fatica per semplificare il lavoro, ma in realtà quello che a voi interessa è soltanto questo. Vediamo adesso come tener conto in queste espressioni di una serie di parametri, ad esempio il coefficiente di sicurezza, di cui fin qui non abbiamo parlato. E il fattore di intaglio. In generale noi abbiamo visto che il fattore di intaglio viene inserito a denominatore, cioè questo è il limite di fatica, qui sto usando le espressioni che troverete sullo Shilley, dove i carichi limite vengono indicati con la S maiuscola, S con A è l'ampiezza, S con M è la sigma media, S con E è la sigma limite di fatica e questa è la sigma di rottura, questa è l'espressione di Goodman. D'ora in avanti quello che dirò per la curva di Goodman, per la retta di Goodman, vale per tutte, cambia solo l'espressione, ma le costanti che vedrete inserite, il KF, il coefficiente di sicurezza, è uguale per tutti. Tenete presente però quando andate a risolvere che se è lineare non devo fare altro, ma se c'è per esempio la parabola o l'ellisse io ho un termine al quadrato, cambia solo questo, ma i ragionamenti sono identici, va bene? Voi vedrete generalmente Goodman, ma il ragionamento è identico per tutte le curve che abbiamo visto. Dicevo, il KF, fattore di intaglio per la fatica, spesso lo trovate scritto in questo modo nell'espressione di Goodman. Anziché prendere questo e dividerlo per KF come abbiamo fatto, si mette moltiplicativo della sicurezza, è la stessa cosa. Se lo prendete lo mettete a dividere sotto, va a dividere S con E. È la stessa cosa, non cambia nulla. Però l'espressione che si tende a usare generalmente è questa, cioè l'ampiezza si moltiplica il K con F di fatica solo per la sigma ampiezza. Su alcuni testi trovate per maggiori sicurezze se il materiale è fragile, a volte trovate questo K con F anche moltiplicativo del carico medio. Noi in genere lo utilizzeremo così nell'espressione che avete visto. Per quanto riguarda il coefficiente di sicurezza, in genere si esprime in questo modo. Al solito io sto in sicurezza se n con f è maggiore di 1. Chiaro? Qui è riscritto quello che vi ho detto, cioè questo è il coefficiente di sicurezza e il K con F viene messo moltiplicativo dell'ampiezza. Esiste poi una Goodman modificata che viene realizzata in questo modo. Questa retta tratteggiata che vedete parte dal sigma di serramento e arriva al sigma di serramento.
Questa è l'equazione di Gutmann. Questa è l'equazione di Soderbergh. Ora, quello che si fa è fare in questo modo. All'intersezione tra questa retta che va da serramento a serramento con la curva di Gutmann, segno questo punto. Da qui in poi, per i materiali utili, invece di continuare a usare Gutmann, uso Soderbergh. Quindi fino a qui uso Gutmann. E da qui in poi uso Soderbergh. Perché il materiale duttile è molto più facile che Snelli, piuttosto che Rom. Chiaro? E questa è quella che si chiama la Gutmann modificata. Ovviamente, qui è sempre per numero di cicli, quest'anno. È fatta un determinato numero di cicli, questa rappresentazione. Vediamo meglio di chiarire il concetto. Allora, io come al solito ragiono sul diagramma di Gutmann, ma quello che vi dico è ovviamente valido anche per le altre cose. Questa, supponiamo che io sto a numero di cicli 10 alla 6, quindi sto sul ginocchio di fatica, al di sotto del sigma limite di fatica, non ho rottura. Sono in quelle condizioni e mi metto sul limite, c'ho una coppia sigma ampiezza, sigma medio che sta sul limite. Questo, vedete, questo qui sull'asse delle ordinate di questi diagrammi c'è sempre il ciclo alterno simmetrico, carico medio uguale a zero, ricordatelo. Quindi sull'asse delle ordinate questo qui è il ciclo alterno simmetrico che va da zero fino al sigma ampiezza limite di fatica, S con E, quello che io chiamo sigma AL. Va bene? Quindi questo qui è il limite di fatica. Sotto questo limite non ho rottura, sopra ho rottura, questo è il limite e questo è il diagramma fatto per 10 alla 6 cicli, quando non viene indicato diversamente. Se il punto sta al di sopra, la mia coppia si quantizza, si carico medio, io ho rottura al numero di cicli a cui ho fatto questo diagramma, cioè ho rottura a 10 alla 6 cicli, non ci arrivo a 10 alla 6 cicli, rompo prima. Però se io volessi conoscere il numero di cicli al quale rompo, cioè la retta che passa da qui, significa che devo diminuire il numero di cicli. Lo vediamo meglio qui. Questa qui, rossa, a 10 alla 6 cicli, è la situazione qui. Questo è il limite di fatica. Questo è 10 alla 6 cicli. Giusto? Seguite qua, poi scrivete dopo, vi lascio il tempo di scrivere. Seguite quello che sto dicendo. Questo è il sigma ampiezza limite, il limite di fatica. Questo è 10 alla 6 cicli. Questa ripartita sul diagramma di Gutmann mi dà questa linea rossa che vedete qui, 10 alla 6 cicli. Se io vado a prendere questo punto qua, che rompo per esempio a 10 alla 4 cicli, e questa è la mia sigma, sto qui fuori, la coppia magari sigma M sta qui fuori. La retta che mi tiene conto del limite di questo punto sta più alta, sta un numero di cicli inferiore, scusate, 10 alla 5 in realtà, e questa linea blu qui. Chiaro? Questo qui, questo punto qui, questo, mi rappresenta questo qui, perché è il ciclo alterno simmetrico. Io su questo diagramma c'ho solo il ciclo alterno simmetrico. Chiaro? Quindi questo sigma che rompa questo numero di cicli è questo qui, perché è fatto con la prova alternosimmetrica, va bene? Quando io poi ho un carico medio, vedete, rompo un sigma ampiezza più basso, perché il carico medio, man mano che aumenta il carico medio, diminuisce l'ampiezza, giusto? Questo è. Quindi tenete presente quando disegnate la curva di Gutmann sempre il numero di cicli a cui la state disegnando. Se io disegno la curva di Gutmann a 10 alla 6 cicli, il mio punto sta fuori, sta nella zona di rottura. Se io la disegno correttamente a 10 alla 5 cicli, sto sul limite. Se io la disegno a 10 alla 4 cicli, sto sotto il limite. Chiaro? È importante specificare il numero di cicli a cui la state disegnando la curva di Gutmann. Poi faremo gli esercizi, sarà tutto più chiaro. Quindi, riassumendo, questa che vedete sopra
è la curva di Goodman, in cui che non tengo conto del fattore geometrico, della variazione geometrica, quindi ci ho messo il KF per tenere conto dell'intaglio, e del coefficiente di sicurezza, N con F, a fatica, questa è scritta a 10 alla 6 cicli, perché questo è il limite di fatica e questo è il sigma di rottura. Chiaro? Questa qui è quella generica, cioè è prescritto per un sigma ampiezza a un numero di cicli inferiore a 10 alla 6, inferiore a 10 alla 6, che io non conosco. Questo è il sigma, questo è il sigma ampiezza del ciclo che io, del carico che io sto applicando. Questo è il sigma ampiezza che io avrei per avere, che io potrei avere, o meglio, diciamo così, è la sigma ampiezza equivalente con un carico medio nullo, cioè del ciclo alterno simmetrico, che mi dà rottura allo stesso numero di cicli con cui ho rottura con la coppia sigma sigma n. Ripeto, questa è scritta a 10 alla 6 cicli, o comunque sul limite di fatica, perché questo qui è il limite di fatica del materiale da prova alterno simmetrica. Questa è generica, è scritto a un numero di cicli inferiore a quella in cui ho scritto questo. Chiaro? E questo qui è il punto di ordinata della curva di Goodman, in cui il carico medio è uguale a 0, e il limite al numero di cicli a cui ho scritto questa, per cui ho rottura con un ciclo alterno simmetrico. Ovviamente questo limite, se io volessi conoscerlo, che per me rappresenta quello che è il ciclo alterno simmetrico equivalente, è scritto in questo modo: se io prendo questa, la risolvo rispetto a questo termine, ottengo questa espressione qui. Questa che cosa mi dà? Il ciclo alterno simmetrico equivalente per la curva di Goodman a un certo numero di cicli fissato. Questo significa che se io mi metto nella soluzione limite al punto, torniamo all'equazione di prima, se io mi metto su questo, per ottenere questo punto qui, con quell'equazione io ottengo questo punto qui, chiaro? Questo sto ottenendo, questo, va bene? Questo mi trovo nell'equazione, che è il ciclo alterno simmetrico equivalente del componente che in realtà è soggetto a un carico, un'ampiezza e un carico medio. Questa mi serve per tracciare il diagramma di Goodman e vedere se il componente è rotto oppure no. Va bene? Quanto detto su Goodman è identico per tutte le altre curve. Vi cambia solo l'equazione questa qui. Su Soderberg qui avrei snervamento e quindi qui c'ho snervamento. Su Gerber qui c'ho il quadrato e quindi devo tener conto quando la risolvo che c'ho un quadrato. Chiaro? Ma il discorso è perfettamente identico. Bene? Allora, riassumiamo brevemente. Nella progettazione, quando vi troverete a progettare un componente meccanico, e lo vedremo negli esercizi che faremo e anche nel compito d'esame, buona norma è procedere in questo modo. Per prima cosa, in base al materiale che io ho disponibile, mi vado a disegnare quella che è la curva di Wöhler semplificata. Abbiamo visto che il rapporto tra il limite di fatica e il carico di rottura dei materiali va tra 0,3 e 0,5, in genere assumiamo 0,5 per gli acciai, per cui mi vado a scrivere, quando non ho informazioni, mi vado a disegnare direttamente questo tipo di curva semplificata, perché questa è quella che mi dà le caratteristiche del materiale, non del ciclo che io ho applicato, del materiale che sto considerando. Se poi il ciclo che io applico è alterno simmetrico, lavoro direttamente su questa curva. Se il ciclo non è alterno simmetrico, devo utilizzare le equazioni che abbiamo visto prima. Vi ribadisco per l'ennesima volta, vedete quanto tempo ci sto perdendo? Questo perché questa è la parte centrale del corso. Mi raccomando, questa è l'equazione della curva di Wöhler.
che io posso risolvere rispetto a sigma con F se a me serve il carico che rompa questo numero di cicli, oppure la risolvo rispetto ad M con F se io voglio il numero di cicli a cui rompo applicando questo carico. K e M sono costanti del materiale. Posso ritrovarle in due modi, o uso direttamente l'esponenziale, qua ci metto sigma rottura 1000 e poi lo ripeto, lo eguaglio, perché tanto è una costante, lo eguaglio a sigma ampiezza limite 10 alla 6 e quindi trovo Km direttamente, oppure faccio questo processo in cui mi riscrivo le equazioni in questo modo e applico quelle formule dei logaritmi che avete visto l'altra volta, che qui ribadisco, per cui questo mi consente di andare a trovare i punti. Vi ripeto ancora una volta che su alcuni testi trovate un fattore correttivo davanti al carico di rottura che dà maggiore sicurezza. Questo soprattutto viene fatto in funzione delle durezze degli acciai. Nel caso in cui è presente il carico medio, dobbiamo considerare una curva di Gutmann un po' più complessa. Qui l'ho riscritta mettendo in evidenza una serie di parametri. K con F, quello che vedete in alto, è il parametro che riguarda la geometria, gli intagli. Questo è il coefficiente di sicurezza, l'abbiamo visto prima. B1 e B2, quelle che io ho chiamato B1 e B2, in realtà sono dei K, dei fattori correttivi. Nella maggior parte dei casi, B1 e B2, uno è l'effetto scala, ve lo ricordate? Soprattutto per gli alberi si usa questo, perché c'è una normativa, una norma unica che lo prescrive, quindi c'è un effetto scala, quindi è un parametro correttivo che in genere io lo metto per correggere la sigma ampiezza limite. Però quando scrivo queste curve devo correggere anche la sigma di rottura del numero di cicli, che è quella che sta sull'asse delle ordinate. Questa, se io non avessi parametri correttivi, questa sarebbe la sigma F del ciclo alterno simmetrico equivalente. Ma poiché ho dei parametri correttivi, questo lo devo moltiplicare per B1 e B2, che abbiamo visto sono dei numeri generalmente inferiori a 1, e quindi questo si abbassa. Poi ci devo considerare il fattore di sicurezza e poi ci devo mettere anche il K con F. Quindi alla fine il carico ammissibile a fatica, fissato questo numero di cicli, il carico ammissibile a fatica diventa la linea gialla che vedete qui. Se il mio punto K con F per sigma con A e sigma con M, cioè la mia coppia sigma ampiezza sigma M, dove l'ampiezza l'ho moltiplicata per il parametro geometrico, sta al di sotto di questo carico ammissibile, io non ho rottura, altrimenti ovviamente ho rottura. Qui sono compresi tutti quei discorsi che abbiamo fatto prima, cioè qui davanti ci vanno tutti quei parametri correttivi. Se ci fosse corrosione dovrei mettere il K che tiene conto della corrosione. Ho messo quelli più comuni, che in genere si incontrano per i componenti meccanici base, gli alberi di trasmissione, le ruote dentate, le molle, che sono fondamentalmente un effetto scala e un effetto di lavorazione meccanica, lavorazione superficiale. Quei due parametri li andiamo a trovare su quei grafici che avete visto. Quindi questi qui provengono dai grafici, quello proviene pure dalla formuletta con il fattore di sensibilità all'intaglio che viene da un grafico, quindi quelli li conosciamo, il coefficiente di sicurezza lo stabiliamo noi o è previsto dalla normativa, ma fondamentalmente per la fatica si usano due equazioni soltanto, quella che mi dà la curva di Weber e quella che mi tiene conto del carico medio. Ovviamente al limite io ci posso arrivare in tanti modi, supponete di avere la coppia sigma ampiezza sigma medio. Al limite di rottura, vedete, io ci posso arrivare in tanti modi. Posso aumentare il carico medio tenendo l'ampiezza costante, oppure posso aumentare l'ampiezza tenendo il carico medio costante. Quando lo aggiungo alla curva blu, io ho raggiunto il mio limite di fatica al numero di cicli fissato. Chiaro? Quello che abbiamo visto prima
per cui io prendo il sigma con n, lo divido per il coefficiente di sicurezza, questo è qua n, questa è n, e con un altro simbolo, perché luce l'ho preso da un'altra parte, ma questo è n, scrivete n, questo è sigma con f e questa è n, ok? È riscritto in altro modo, ma rappresenta la stessa cosa. Dicevo, se io divido ovviamente questo per il mio coefficiente di sicurezza, teoricamente dovrei dividere per lo stesso, qui ho diviso, perché viene in questo modo la curva? Qui ho utilizzato due coefficienti di sicurezza, se io li prendo uguali la curva mi trasla parallela, riduco questo, riduco questo. Altrimenti potrei scegliere i diversi, in genere se ne sceglie uno e si mette sulla formula come abbiamo visto, questo mi dà il carico ammissibile, quindi la coppia sigma sigma m qui sta sul limite dell'ammissibile, qui invece sto in una zona di sicurezza. Ancora. Io qui non ho rottura però, la rottura ce l'ho qui perché questo è il mio limite. Io mi sono messo in una condizione di sicurezza perché ho introdotto un coefficiente di sicurezza. Chiaro? Quindi questo tenetelo presente quando fate le analisi. E altra cosa, qui è sempre la stessa, qui è sempre la stessa, questo è il K con F, questi sono i fattori di effetto scala e lavorazione superficiale, questo qui è lo sterramento, è scritta per Soderberg, però potrebbe esserci sigma di rottura, la stessa cosa, non ha importanza, e questo è N, il coefficiente di sicurezza. Questa è la stessa cosa fatta prima, in cui sto scalando le curve, e la soluzione progettuale che scelgo è questa, questa è la soluzione in cui mi trovo, sto al di sotto del carico ammissibile, questa che vedete qui è la retta di carico, ed è molto importante, la retta di carico su quelle curve che è indicata con K è il rapporto tra la sigma ampiezza e la sigma media. Qui in realtà è K con F sigma A diviso sigma M, ci ho messo il K con F. Quella rappresenta la retta di carico.